È archiviata la questione variante ex zuccherificio in Consiglio Comunale. Si sta discutendo in queste ore sulla fusione delle due società, Aset Spa e Aset Holding. In diretta le immagini giungono dalla sala del Consiglio dove si stanno svolgendo i lavori, il dibattito, in particolare le votazioni su alcuni emendamenti a questa delibera di fusione. C'è Lino Balestra con noi che sta seguendo la seduta di questo Consiglio. Lino. Sì, buonasera, buonasera direttore, buonasera telespettatori. In questo momento si stanno discutendo i quattro emendamenti proposti da Fano a 5 Stelle. Prima ancora c'erano quelli proposti dal centrodestra. In questo momento si sta votando e discutendo l'emendamento numero 8. Era stata annunciata un'azione un po' così eclatante, dimostrativa, con delle magliette dai banchi della minoranza, ma ancora questo non si è verificato. Si era parlato di delle magliette con delle scritte, ma ancora non sono state sfoderate da nessuno dei consiglieri di minoranza. Cristian Fanesi però ha ribadito fortemente in apertura di seduta che la fusione delle due società si farà. Questa è la volontà ferma e forte di questa amministrazione comunale. Altra cosa, gli animi si sono un po' scaldati quando è stato il momento di votare l'emendamento sul compenso massimo da dare al manager della società nuova, che è stato stabilito intorno a 100.000 euro. A questo punto la minoranza, quindi dai banchi del centrodestra, Aguzzi e per voce della Marina Cucuzza, avevano proposto addirittura di portarlo a 60.000 euro in tema di spending review. A questo punto ha preso la parola il sindaco Massimo Seri, che ha ribadito che non è questa la sede più adatta per stabilire un compenso di un amministratore pubblico. Certo che loro vorrebbero addirittura giustamente ridimensionarlo, però con dei parametri più giusti, calmierarlo, tenendo conto anche di tante altre variabili. Quindi non è una lotta al ribasso chi offre di meno, non è sparando delle cifre, ha detto il sindaco Aguzzi, 50.000, 60.000, 40.000 che si stabilisce il compenso di un amministratore pubblico, ma ci sono dei parametri ben precisi da tenere presente e verranno presi in considerazione da questa amministrazione, che intende comunque far sì che ci sia in tema di spending review un allineamento a livello nazionale. Però quindi l'emendamento della minoranza di ribassare a 60.000 euro il compenso dell'amministrazione è stato bocciato. In questo momento si stanno discutendo i quattro emendamenti dei Fano a 5 Stelle, uno dei quali riguarda l'accorpamento da parte della nuova società dei servizi anche di verde pubblico, e quindi la votazione, la seduta sta procedendo con regolarità. Al Bene. momento non ci sono le azioni eclatanti che avevamo, come dire, annunciato all'inizio. Questo è tutto e restituisco la linea allo studio dalla sala consiliare dell'amministrazione comunale di Fano. Bene, grazie Lino Balestra. Noi cambiamo ancora argomento e parliamo adesso dei danni del maltempo, perché questa mattina il sindaco Massimo Seri ha incontrato in comune i rappresentanti delle associazioni di categoria, quelle associazioni che raggruppano i concessionari di spiagge.